Con i suoi 638 litri al secondo e un bacino di circa 200.000 abitanti, disseta da anni in mezza Calabria, ma solo ora la diga dell'Alaco ha avuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il collaudo definitivo che ha messo fine formalmente ai lavori. Una tappa storica per la regione Calabria e per la concessionaria Sorical, che si inserisce in un percorso partito negli anni 50 grazie alla Cassa per il Mezzogiorno, con lo scopo di assicurare l'approvvigionamento idropotabile di una vastissima area della Calabria centro-meridionale ed in particolare del territorio della provincia di Vibo Valentia. Una diga, quella dell'Alaco, dotata di un impianto di potabilizzazione tra i più controllati. Sicuramente il più controllato d'Italia. Qui ci sono due ASPE, l'ASPE di Vibo e l'ASPE di Catanzaro, che è l'ASPE di Vibo su cui ricade l'acqua che va ai paesi, e l'ASPE di Catanzaro che invece viene direttamente qui in impianto 2 volte a settimana a fare i prelievi sull'acqua grezza e sull'acqua potabile. In più l'APAGAL di Catanzaro sempre fa un controllo al mese sull'acqua dell'invaso, 104 controlli all'anno. Poi ci sono i controlli che facciamo noi e che sono 4 controlli a settimana sempre sull'acqua potabile. Il completamento della diga avvenne nel 2002 da parte della Regione Calabria, utilizzando anche fondi dell'Unione Europea, e la messa in esercizio nel 2003. Con la successiva presa in carico del progetto da parte della Sorical nel luglio del 2005, vennero avviati i lavori di ammodernamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione, oltre ad altri lavori di miglioramento del sistema di adduzione. Oggi, finalmente, il collaudo definitivo. Tiziana Bagnato per la CNews 24.